incontro è sostanzialmente incentrato sugli effetti dell'emergenza Covid, essenzialmente sui contratti pubblici, e ovviamente effetti che proveremo in parte, ma insomma poi in molti casi potrebbero essere diciamo riflessioni simili sui contratti sia in corso e quando diciamo quindi già in corso di esecuzione, ma anche problematiche che possono essere, e questo poi vedremo con i nostri relatori se abbiamo casistica interessante, anche sui contratti che sono stati sottoscritti e non sono ancora, ovviamente non è iniziata l'esecuzione, così come sono stati ad esempio aggiudicati, quindi non è stato ancora sottoscritto il contratto, ovvero ancora un po' più indietro, se è stata presentata offerta o è stato già pubblicato il bando, magari in una situazione anteriore alla questione, diciamo allo scoppio dell'emergenza sanitaria. La riflessione sarà essenzialmente centrata sul fatto che le norme esistenti sono sufficienti a fare cosa? Poi sostanzialmente a mantenere in equilibrio i contratti in corso e quelli che stanno per partire, ovviamente perché come dire, scontano condizioni anteriori appunto al Covid. E i temi che qui, negli aspetti che proviamo ad affrontare, sono essenzialmente, diciamo, sono riferiti a due macro aree, quelle più strettamente legate alla sicurezza sul lavoro, intesa come proprio adeguamento dei piani sulla sicurezza, il coordinamento, e quindi che afferiscono poi alle categorie degli oneri della sicurezza e dei costi della sicurezza, e quindi gli effetti che l'adeguamento ai protocolli di sicurezza sottoscritti dalle associazioni di categoria, ma poi essenzialmente recepiti nella normativa vigente, perché come sappiamo all'inizio sono stati accordi sottoscritti dalle associazioni di categoria, dalle confederazioni e poi anche in alcuni settori, ve ne sono alcune, ma poi dopo direttamente, come dire, recepiti nelle norme. Ma soprattutto proveremo a capire come considerare e eventualmente stimare tutta quella parte di sottoproduzione derivante dalla nuova organizzazione del cantiere o del servizio che evidentemente da qui in avanti potrebbe caratterizzare l'esecuzione della prestazione. Ovviamente, come ho detto prima, proveremo a rispondere a queste domande con due tecnici di impresa che ho prima presentato, e quindi cercando di capire con loro come stanno andando, rappresentando poi imprese, diciamo, piuttosto importanti, che quindi hanno diversi contratti in corso, come stanno andando anche le relazioni con le stazioni appaltanti in questa fase. E infine, con l'avvocato Scalera, invece, proveremo a fare un po' il punto sui rimedi possibili, sia dentro che fuori dal rapporto contrattuale, ovviamente nei limiti di quello che, insomma, ad oggi ci consente una riflessione sulla normativa, conclusioni che ovviamente poi invito anche a, come dire, in qualche modo a fare, ma nel senso riflessioni che invito a fare anche gli altri due relatori. Io chiudo questo breve intervento di apertura lasciando la parola, direi, per primo a Arnaldo Tinarelli di CAMST, evidenziando solo una cosa che poi vediamo se alla fine recupereremo, ovvero il fatto che comunque nelle bozze che abbiamo visto dei provvedimenti in corso, qualche norma che prova, diciamo, a inserire nell'ordinamento positivo, vista l'eccezionalità della situazione, queste riflessioni, c'è, devo dire, ancora solo, almeno quelle che abbiamo visto fino ad oggi, ovvero quelle che erano presenti nelle bozze del decreto rilancio, ma che poi non sono state approvate, che non sono state quindi poi in realtà poi passate, approvate dal Consiglio dei Ministri, solamente per quello che riguarda un po' il recupero dei costi sulla sicurezza, mentre il ragionamento sulla rinegoziazione del contratto e sui problemi derivanti dalla sottoproduzione, ancora non ne abbiamo visto una discussione, diciamo, pubblica, quantomeno anche in bozze di provvedimenti, anche se sappiamo che è una delle riflessioni in corso. Io mi taccio e lascio la parola a Arnaldo Tinarelli per la sua parte, diciamo, di intervento in merito. Grazie. Bene, grazie a te Marco, buongiorno a tutti voi. Io cercherò di essere ancora più schematico e sintetico di quanto già previsto Marco
sua attribuzione dei compiti per tutti noi, cercando di andare un po' per punti e lasciando qualche minuto anche di interazione e di discussione con i colleghi. Per quanto riguarda l'area di servizi a esecuzione periodico e continuativa, quali possono essere quelli di gestione di ristorazione in ambito ospedaliero, sanitario e soprattutto scolastico, o pulizie e manutenzioni, che sono tutti i segmenti d'affari di cui la mia azienda, la mia cooperativa si occupa, e il problema converge fondamentalmente sull'equilibrio contrattuale. Intanto per una gran parte di questi servizi si è verificata una interruzione forzosa. Come noto, il lockdown ha interessato tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi tutti i servizi erogati sono stati interrotti e quindi qui non entra in gioco alcuna normativa che giustifichi o sollevi da responsabilità l'esecutore, perché non c'è proprio una domanda da parte del committente. Altri servizi sono in continuità, quindi servizi segnatamente quelli ospedalieri, quindi tutte i rami di attività che hanno visto una loro continuità, come così alcuni servizi manutentivi che hanno carattere continuativo e non sono stati interrotti. Il dato che accomuna comunque tutte queste fattispecie è il riflesso sull'equilibrio contrattuale. Per le attività, schematizzo così, chiuse, il problema verrà posposto in un momento successivo, al riavvio. Per le attività che hanno avuto continuità, l'impatto è immediato. Ci sono state alcune reazioni del sistema pubblico, dei contraenti pubblici. Per quanto riguarda le attività sottoposte a lockdown, segnatamente le scuole soprattutto, in gran parte si è optato per azionare l'articolo 107 del codice appalti, quindi sospendendo il contratto e semplicemente posponendo in avanti la data di fine del contratto. Questo ha trovato una sua correlazione anche con la sospensione dei termini amministrativi, anche l'attività di elaborazione, di predisposizione delle gare, di loro indizione, ha trovato un rallentamento ex lege, una sospensione dei termini. A questo punto l'effetto è di sostanziale congelamento, per cui in ipotesi, per capirci con un esempio semplice, un contratto che vedesse un termine a fine dell'anno scolastico, sostanzialmente ora o fine giugno, viene automaticamente prorogato di un tempo corrispondente a quello di sospensione forzata. Tutto questo è stato gestito senza particolari difficoltà, con dei verbali molto semplici fra stazione appaltante e appaltatore, e l'effetto che di una prassi che ho visto molto diffusa sul territorio è sostanzialmente neutro da questo punto di vista, perché comunque sposta anche la contendibilità del mercato più in avanti, lo sposta per tutti. Problema sarebbe stato se vi fossero state delle prassi asimmetriche, e questo avrebbe determinato certamente degli squilibri, ovvero alcune fattispecie o su alcuni territori o alcune amministrazioni che avessero prorogato il termine, altre invece no, e quindi questo avrebbe reso contendibili alcuni mercati, alcuni committenti, e altri invece sarebbero rimasti a beneficio, appannaggio dell'attuale esecutore. Dal mio osservatorio, che è insomma, abbastanza ampio e capillare, non ho visto asimmetrie di questo tipo, e per una serie di problemi anche legati a una difficoltà di programmazione del nuovo servizio, della nuova gara, si è trovato questo accomodamento che sposta in avanti. Cosa ci troveremo di fronte alla ripresa, e cosa ci siamo già trovati di fronte per quanto riguarda invece i servizi che hanno trovato continuità? Certamente ha tre grandi direttrici di impatto sul costo. Vado in ordine ascendente. Certamente il primo fronte è quello dei costi interferenziali. Vado anche qui per grandi sintesi e schemi. Il costo interferenziale, do per scontato e acquisito il concetto da parte di tutti, conseguenza dell'impatto del coronavirus è la necessità di rivalutare il costo interferenziale. Per quanto riguarda alcune tipologie di servizi, l'impatto è piuttosto modesto in termini numerici.
se nel settore della ristorazione mediamente impatta sull'1% della struttura dei costi, voi capite che andando a rimodulare una parte dei costi interferenziali produce un riequilibrio assai modesto, non ci risolve il problema, anche se comunque è un'operazione che va fatta in alcune realtà, soprattutto sul segmento sociosanitario, può avere comunque una quantificazione apprezzabile. Poi abbiamo i costi propri e qui andiamo su versanti un pochino più significativi, che sono su tutti i dispositivi di protezione individuale aggiuntivi che sono stati previsti dalle normative di contrasto dell'epidemia, sono anche misure organizzative, sono costi di formazione specifica, tutti costi che vanno ad incidere sulla struttura propria della gestione della sicurezza dell'azienda. La terza voce di costo è quella che potenzialmente può essere presentarsi come più impattante, è quella di una rimodulazione del servizio. Anche qui faccio per esigenze di semplicità e sinteticità un esempio molto banale. Ancora non sappiamo le modalità di ripresa dell'attività didattica nel prossimo autunno, qualora dovesse esserci una turnazione diversa, quindi pasto distribuito non solo in un unico turno, ma in due o tre turni diversi, in locali più ampi di cui deve essere garantita la sanificazione o la pulizia, questo porta a un aumento molto significativo del costo, e che non è certamente riflesso nella struttura dell'offerta iniziale. Qui si pone il grande tema del riequilibrio. Quali sono gli strumenti normativi di riferimento? Si è parlato anche nel corso di seminari precedenti da parte anche di Massimiliano Brugnoletti, che citava Marco, ma certamente non solo, dell'articolo 106 del codice degli appalti, che è da salutare come una delle innovazioni più felici, meglio riuscite, almeno in termini di strutturazione del codice, perché consente alle amministrazioni una flessibilità, una duttilità nella riprogrammazione del servizio che antecedentemente era preclusa, cioè il momento esecutivo del contratto veniva cristallizzato esclusivamente sulle risultanze del capitolato di gara da una parte e dell'offerta che componevano l'assetto contrattuale in maniera molto rigida e non tangibile. L'articolo 106 flessibilizza dando modo, con un percorso molto trasparente disegnato dalla stretta normativa, di riadattare alle esigenze specifiche che sono emerse. Però come va letto? Va letto sostanzialmente in maniera asciutta, al di là del buonsenso e delle opportunità che possono governare l'agire delle nostre amministrazioni di riferimento, come una sorta di autorizzazione a incidere sulla spesa. Nel momento in cui vado a rimodulare, nella gran parte dei casi, soprattutto nel caso che ci occupa, cioè di fronteggiamento dell'emergenza epidemiologica, si andrà a prevedere qualche forma di esborso aggiuntivo per l'amministrazione che va a riequilibrare dei costi. Se noi dal punto di vista impresa ci stiamo ponendo il problema è perché dobbiamo rientrare almeno di una parte dei costi. Questo legittima l'amministrazione a intervenire su questo fronte, ma non è ancora uno strumento azionabile in modo cogente, ovvero, anche qui facciamo un minimo di teatralizzazione, l'amministrazione può tenere duro dicendo no, guardate, il contratto è quello, io non reputo che vi siano motivi sufficienti per sedermi al tavolo, quindi andiamo avanti così. La prassi in questo senso, non tanto nel mio settore, ma insomma parlando con tanti colleghi che si occupano di questo, vede un atteggiamento molto collaborativo in genere delle amministrazioni, per cui non ci sono in questo momento grandi problemi, non sono affiorati grandi problemi di rinegoziazione. Insomma, le esperienze in questo senso mi constano abbastanza felici, poi avrò molto piacere di sentire anche i colleghi che cosa hanno riscontrato. Tuttavia, mestiere classico degli avvocati è sempre approfondire il peggiore degli scenari possibili, quindi l'amministrazione riottosa che invece non intende nemmeno sedersi al tavolo della trattativa. Che succede? Stiamo parlando di un momento esecutivo del contratto, cioè l'esecuzione del contratto, e quindi dobbiamo avere riferimento alla normativa civilistica. La normativa civilistica ci dice che siamo nell'ambito di contratti commutativi o comunque con un'alea predeterminata, e qui a mio avviso sono due fattori che entrano in gioco.
Uno è l'area che il legislatore disegna fin dal 1924 con i regi decreti, con il cosiddetto quinto d'obbligo in più o in meno. In questo caso è una partita completamente diversa, qui non c'entra tanto il quinto d'obbligo, e ci serve per qualificare il contratto come non aleatorio o perlomeno con un'alea contenuta. C'è un altro fattore, a mio avviso, molto più importante, perché ci consente un margine di manovra maggiore sul fronte dei costi. Sappiamo che noi tutti operiamo su servizi a marginalità piuttosto ridotta e lo strumento che abbiamo rispetto alla marginalità ci permette di conseguire dei risultati maggiori rispetto a una normativa di riferimento come il quinto d'obbligo, che invece si occupa dei ricavi. Cioè, il quinto d'obbligo agisce sulla quantità di domanda di servizio della pubblica amministrazione, ma non si occupa del margine. La struttura dei costi, vi ricordo che il tema di grande attualità è quello dell'anomalia dell'offerta. In sede di anomalia, le imprese giustificano degli utili molto molto modesti, e andando, questa è veramente la realtà delle cose, a aggravare la struttura dei costi con una turnazione diversa, personale richiesto maggiore o per sanificazione o per distanziamento, per diluizione del servizio, andiamo ad aggravare una struttura rendendo di fatto ex post la mia offerta anomala. Se questo è vero che andiamo a ricadere nella casistica prevista dal Codice Civile in termini di eccessiva onerosità sopravvenuta. Quindi andiamo ad integrare tutti i requisiti previsti dalla normativa civilistica: l'imprevedibilità della circostanza sopravvenuta. La pandemia è quasi il caso di scuola, quasi non ci si azzarda a farlo, tanto è ritenuto scolastico, era ritenuto scolastico prima che effettivamente avvenisse. Però se si doveva citare l'avvenimento imprevedibile per eccellenza, antonomasia, la pandemia. Quindi qui ci siamo in pieno, senza ombra di discussione. Quanto è eccessiva? Allora, entriamo, se volete, in un tema di logica hegeliana, cioè quanto il tema quantitativo assume una valenza qualitativa. Cioè c'è una certa soglia che rende il contratto squilibrato e quindi mi dà la possibilità di adire un rimedio, che però nel Codice Civile è previsto non come conservativo ma demolitivo, cioè mi dà la possibilità di chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità. E qui le cose si complicano, perché rispetto agli effetti previsti dal Codice Civile è uno strumento, visti i tempi di giustizia, che rischia di essere spuntato. È vero anche che la giurisprudenza riconosce un effetto interruttivo, quindi legittima anche l'appaltatore a interrompere l'esecuzione di quel servizio dal momento del deposito della domanda giudiziale. Ma le cose si complicano ancora, perché se noi stiamo svolgendo un servizio di pubblica utilità, ecco che si affaccia anche il versante penale dell'interruzione di pubblico servizio, che può costituire una remora non di poco peso rispetto a questa dinamica, che è allo stato ancora poco esplorata, perché non è mai avvenuto un caso del genere. Quindi noi abbiamo degli schemi di riferimento che vanno, questo certamente è la prassi che stiamo seguendo noi e il consiglio che mi sento dare a chiunque opera in questo settore, di utilizzare l'apparato civilistico di gestione della eccessiva onerosità come un attivatore della leva negoziale prevista dall'articolo 106 del codice appalti. Cioè, come lo vado ad attivare riferendomi a dei concetti civilistici, con a questo punto uno scenario puramente negoziale. Guarda che io così non ci sto dentro, devo per forza andarmene e ho motivi e ho rimedi per poterlo fare. L'amministrazione a quel punto quale scenario si trova di fronte? Si trova di fronte alla possibilità, l'evenienza di dover gestire un contenzioso dagli esiti non propriamente certi. Quello che è certo è che dovrà dare continuità a un servizio che rischia di essere interrotto, dovrà programmare una nuova gara, dovrà trovare delle soluzioni temporanee. Tutto questo, non dimentichiamo mai, si può riflettere anche in una responsabilità del funzionario, che per quanto riguarda noi che agiamo per le imprese dobbiamo sempre tenere conto, perché è un elemento di forte orientamento. Ad oggi, piaccia o non piaccia,
le nostre controparti pubbliche agiscono, e non possiamo dargli onestamente tutti i torti, in funzione della esposizione a responsabilità erariale che diventa personale a cui loro si espongono rispetto ai comportamenti che vanno ad adottare. Detto questo, direi che abbiamo un apparato che complessivamente, e poi i risultati che a me sono venuti a conoscenza depongono in questo senso, abbiamo un apparato che ci consente di gestire sia le amministrazioni più ragionevoli che quelle un pochino più riottose, più difficili da trattare. E chiudendo questa prima parte, che forse ho già occupato sin troppo, diventa importantissimo un aspetto che ancora non è sufficientemente curato dalle imprese o da tutte le imprese, cioè quello di strutturare bene il giustificativo di anomalia, che va fatto prima, non va fatto dopo la presentazione dell'offerta, va fatto prima, uno per un discorso di sana e corretta gestione e consapevolezza della propria struttura dei costi, e due per affrontare vittoriosamente i contenziosi che sono sempre più frequenti su questo tema. Si aggiunge anche questo fronte, cioè la discussione si appoggia su dei concetti di carattere giuridico, ma diventa soprattutto negoziale, cioè una volta apertosi il tavolo noi dobbiamo essere convincenti che la nostra offerta è insostenibile e paradossalmente diventerebbe anomala senza colpa ex post, e ci darebbe la possibilità di innescare tutte le conseguenze a cui ho appena accennato. Un ultimo accenno, ma veramente rapidissimo, anche perché abbiamo spaziato così su tutte le branche del diritto, al diritto penale. Diritto penale, perché si è discusso, l'avete visto tutti, insomma, seguendolo sulla stampa, persino generica, che si è parlato molto di scudo penale per l'imprenditore rispetto alle normative di gestione dell'emergenza. Una discussione in parte fuorviante e che non teneva conto di comunque alcuni concetti che sono molto chiari e consolidati in giurisprudenza in termini di riferibilità della responsabilità ed esimenti in caso di evento infausto. Si è giunti sostanzialmente a considerare una scriminante l'adozione e il pedissequo rispetto di tutte le normative che il legislatore ha emanato ad hoc, che quindi esimerebbero il datore di lavoro da responsabilità. Questa è una conclusione abbastanza ragionevole che, ripeto, più che fondarsi su progetti, disegni di legge, decretazione d'urgenza, si fonda sostanzialmente su criteri elaborati da tempo e consolidati dalla giurisprudenza, secondo cui il datore di lavoro deve far fronte a pericoli e deve assolvere l'obbligo civilistico dell'articolo 2087 del Codice Civile, quindi di offrire protezione adeguata ai lavoratori da problemi di salute e di sicurezza. Tutto questo viene assolto attraverso l'adozione della decretazione d'urgenza emanata dal governo. Non è esattamente così, ci siamo molto vicini, il datore di lavoro ha l'onere di fare tutto quello che la migliore tecnica gli mette a disposizione per evitare. È un qualcosina di più, mi è sparito Filippo, io comunque proseguo sperando che... Mi sentite voi? Sì, sì, procedi, io ti sento bene. È ritornato. Non volevo rischiare di parlare al vuoto, era un inconveniente mio, ci siamo tutti, benissimo. Chiudo semplicemente finendo quello che stavo dicendo di dire. A maggior ragione, comunque, questa conclusione deve far tenere la guardia alta al datore di lavoro in termini di adozione del miglior assetto organizzativo, delle migliori tecniche messe a disposizione. Non è una conclusione certa e intangibile, quindi io invito a essere ancora più scrupolosi i datori di lavoro su questo tema, perché non è detto che poi il giudice penale ragioni esattamente così. Certamente dovrà essere fornita una prova contraria, cioè che esiste una colpa organizzativa per il datore di lavoro nel non aver fatto qualcosa di più che la buona tecnica già conosceva. In questo senso una revisione, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l'implementazione delle misure tecniche e organizzative più
adeguate ci consente di predisporre un apparato probatorio più tranquillizzante rispetto a eventuali azioni penali. Io ho esaurito, credo, il tempo che mi era grazie. Concesso con una panoramica che non è certamente esaustiva, spero di avere per poterne parlare con voi. Assolutamente, intanto completa, perché poi alla fine era l'obiettivo di oggi, è in questo tempo che ci è dato di illustrare le principali questioni e vedere quali sono le tendenze delle stazioni appaltanti. Sarà ovviamente poi possibile approfondire ancora ulteriormente. Ovviamente credo che per quello che riguarda la parte finale dell'intervento di Arnaldo Tinarelli, faceva riferimento all'articolo 29 bis del decreto legge 23 della conversione di liquidità, che ha previsto appunto quella norma che tende a contenere gli effetti del invece articolo 42 del decreto Cura Italia, che aveva dato previsto quell'automatismo, diciamo, di responsabilità o quantomeno tra infortuni sul lavoro e contagio Covid. Che poi inverte l'onere della prova, che non è poco. Soprattutto in settori, come prima citava Arnaldo, particolarmente sensibili, perché tutta l'area sociosanitaria non c'è dubbio che è settore sensibile. Ora invece passerei a Filippo 25, che invece proverà a illustrare un po' la situazione più sotto il profilo dei lavori, ma credo che poi, ed è la ragione per la quale abbiamo fatto questo tipo di intervento in questo modo, poi alla fine le macro aree sono le stesse, la declinazione che è diversa, però credo proprio per quello sia interessante confrontare le due diverse tipologie, insomma, di contratti, perché magari una dall'altra può prendere anche qualche spunto per risolvere poi i problemi, insomma, ecco, questo era un po' l'obiettivo. Per cui a te la parola, Filippo, e procediamo. Grazie Marco, grazie Arnaldo. Sì. Allora, in effetti anche il comportamento delle stazioni appaltanti è stato molto diverso. Sono state anche grosse stazioni appaltanti sono comportate in maniera appunto controversa e contraddittoria spesso. La casistica del lavoro è molto ampia, perché c'è il grande cantiere, il piccolo cantiere, quindi l'importo contrattuale è molto variabile. Anche di diverse decine di milioni, e quindi nella mia esperienza io sono dell'area tecnica del consorzio Integra, che ha 140 consorzi di circa e quindi centinaia di commesse, sia di lavori che di servizi, lavori appunto di ampio spettro contrattuale. Allora, sin agli esordi, diciamo, della pandemia, per come l'abbiamo vissuta qui in Italia, quindi all'inizio di marzo abbiamo registrato un comportamento delle stazioni appaltanti molto diciamo reticente, cioè non ne volevano sapere di fare nulla, non volevano sospendere i lavori, non volevano adeguare i piani di sicurezza. Io stesso ho scritto diverse volte a varie stazioni appaltanti in risposta a delle pretese abbastanza discutibili, che erano quelle di aggiornare to cure il POS. Ho scritto chiedendo sistematicamente la sospensione dei lavori, perché era impossibile ovviamente lavorare, e l'aggiornamento del PSC. Quindi devo dire che i primi di marzo la percezione, l'inerzia dell'amministrazione è stata molto lunga. Cioè, nel frattempo si susseguivano ovviamente i provvedimenti restrittivi del governo, ma in tema di lavori la confusione dei famosi codici Ateco, chi può rimanere in vita, chi invece doveva sospendere l'attività, ma a ciò non corrispondevano atti amministrativi concreti a rendere più stabile comunque il contratto. C'erano atteggiamenti molto contraddittori. Poi finalmente, dopo aver scritto diverse lettere, sono arrivate le prime sospensioni dei lavori. Ovviamente il presupposto, il codice dei contratti effettivamente non aiutava molto, comunque in ogni caso dai delle indicazioni concrete allorquando sopravviene un caso di forza maggiore così devastante, o un factum principis se ci riferiamo ai provvedimenti restrittivi del governo, consente comunque con l'articolo 107, comma 1, comma 4, di sospendere le lavorazioni. Sono arrivate quindi le prime sospensioni dei lavori. Non tutti, come ripeto, hanno sospeso, perché mi riferisco ovviamente alle attività che comunque dovevano essere bloccate, non potevano più andare avanti perché inibite dai provvedimenti restrittivi.
le altre andavano avanti regolarmente, ovviamente. Quindi non tutti hanno sospeso, quindi molti cantieri sono rimasti comunque non sospesi, e quindi hanno, c'è stato questo adeguamento, che poi per fortuna c'è stato un adeguamento dei PSC, una sensibilità ovviamente nei mesi che è cambiata, c'è stato un adeguamento, ma senza che il cantiere venisse sospeso, paradossalmente. Comunque, in una situazione, diciamo, un po' più o meno normale che si è creata, dopo una certa inerzia, il cantiere è stato sospeso, articolo 107,1, e ovviamente quello che è stato chiesto è, a fronte di una richiesta di adeguamento del POS, è stato chiesto al contrario di adeguare il PSC. E quindi è stato rivendicato il ruolo del coordinatore e quindi della committenza, nel senso che la committenza doveva aggiornare il quadro, lo scenario complessivo della sicurezza. Ovviamente poi sono arrivati i vari protocolli sanitari che stabilivano, esigevano che fosse appunto il coordinatore, il CSE, ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento. Molti hanno storto il naso perché si parlava di vigilanza. In realtà il protocollo stabilisce che il CSE appunto debba vigilare sull'applicazione dei protocolli sanitari, ma in ogni caso non dimentichiamo che sul tema ci darei anche soltanto la sentenza di Cassazione penale, la 3288 del 23 gennaio 2017, che rappresenta uno spartiacque rispetto a un'interpretazione più che ventennale della giurisprudenza della dottrina, dal 94 ovviamente, sui coordinatori. Nel 2017 la Cassazione penale ha stabilito la divisione dogmatica tra il rischio specifico che attiene al datore di lavoro e il rischio infrastrutturale, che è quello generico, quello che diciamo che ha la zoomata alta, il comitè non può prescindere, cioè spetta a lui capire il livello infrastrutturale di rischio. Sulla base di questi concetti, poi ribaditi da altre cassazioni penali successive, il coordinatore quindi, secondo me, ha assolutamente l'obbligo di aggiornare i PSC. Lo hanno capito le committenze, hanno cominciato ad adeguare il loro PSC, ma in maniera fortemente riduttiva, perché poi nel frattempo sono arrivate una serie di interpretazioni su cosa e su come aggiornare il PSC, e quindi andando a investigare il tipo di adeguamento in sé. Ora, alcune diciamo, tendenze interpretative si ancoravano ancora alla divisione classica di letteratura tra costi della sicurezza, quindi da non sottoporre a ribasso, e oneri ex legge, come se il nuovo contesto pandemico potesse in qualche modo, e qui ovviamente non ero d'accordo, riferirsi all'attività del cantiere. In realtà parliamo di un contesto che non ha nulla a che vedere con l'attività del cantiere, perché anche il più piccolo dispositivo imposto dai protocolli sanitari deve intendersi, secondo me, un dispositivo collettivo, perché deve proteggere la comunità, quindi in quel caso il cantiere, dal rischio Covid. Quindi tutti, a mio avviso, i costi della sicurezza implementati nel PSC devono considerarsi costi da non sottoporre a ribasso. Questo non è stato ovviamente accolto dalle amministrazioni così come in questo concetto, per cui alcuni hanno detto, vabbè, ti aumento di qualche punto percentuale le spese generali, rivalutando un po' gli oneri ex legge, e alcuni apprestamenti che considero assolutamente collettivi li inserisco nel PSC. E quindi così, diciamo, ripeto, con una variabilità estremamente alta, cioè lì è la sensibilità del CSE che poi l'ha fatta da padrona. Adeguato il PSC, ovviamente, si è passati alla ripresa dei lavori, ma nessuno si è posto il problema di intervenire con l'atto amministrativo, che fino adesso in nessun caso mi è capitato, appunto, cioè mettere rimedio al contratto con la variante. Perché è chiaro che in questo caso, anche solo adeguare il PSC significa un aumento dell'importo contrattuale. Questo importo contrattuale,
deve essere poi legittimato in un addendum al contratto, in una novazione contrattuale, e quindi la variante sussiste a tutti gli effetti. Articolo 106, comma 1, lettera C, a mio avviso, circostanze impreviste e imprevedibili, e da quello che mi risulta nessuna stazione appaltante ad oggi ha avviato un processo di variante ex Covid. Quindi al più, quindi seguendo quest'inerzia, dopo tre mesi e passa di lockdown, riavvio di attività, eccetera, al più hanno adeguato i PSC, sempre con una sensibilità molto molto variegata. La variante è necessaria anche per l'altra motivazione essenziale, che fino adesso, lo dico subito, è stata totalmente ignorata dall'amministrazione. Cioè, recepire i protocolli sanitari significa stravolgere assolutamente il sinallagma del contratto. Non parlo semplicemente di costi diretti da mettere nel PSC, ma parlo proprio del dispiegamento quotidiano delle attività. Quindi significa che gli operai lavorano anziché 8 ore, 6 ore, 7 ore. Significa che comunque cambiano le condizioni di cantierizzazione, i turni, lo sfasamento spazio-temporale. E cambia assolutamente quello che erano, cioè il cronoprogramma del contratto. E quindi cambiano totalmente i margini, i costi, quindi le incidenze dei costi sulla produzione prevista. E ovviamente il contratto non aiuta molto. Arnaldo è stato chiaro anche richiamando una serie di articoli del codice civile ottimamente. Ci sono altri che nella mia ricerca personale, anche sfruttando il lavoro di colleghi autorevoli che ho trovato in giro, altri articoli del codice civile che si possono citare, il 1362, il 1366, che imporrebbero, in base ai principi di correttezza e buona fede, 1175 e 1375, imporrebbero di rivedere le condizioni contrattuali, visto che l'assetto di interessi iniziale, la causa del contratto, cioè l'opera, sono stati completamente stravolti dalla pandemia. Quindi ci sono gli strumenti del codice civile per poter riallineare il contratto. Ripeto, fino adesso totalmente ignorati dall'amministrazione. Non c'è in un contratto un importo contrattuale che sia stato oggetto di un indennizzo che mi risulti. Quindi in questo caso il cronoprogramma viene totalmente stravolto. È necessario, secondo me, rivedere tra l'altro i protocolli. Già l'articolo 91 del Curitaria lo diceva, il comma 2 credo, che comunque erano adempiere ai protocolli esonerava l'imprenditore da ogni responsabilità, e quindi di conseguenza sono automaticamente riconosciuti maggiori tempi. Ma riconoscere maggiori tempi non è assolutamente sufficiente, perché, ripeto, gli elementi del prezzo vengono totalmente stravolti dal recepire appunto i protocolli sanitari. E io, sempre affidandomi ad alcuni colleghi, ho visto a livello nazionale non c'è assolutamente ancora nulla. A livello regionale ci sono alcune regioni che si sono un po' date da fare, in particolare Campania e Lombardia. Ho visto ci sono dei prezziari che comunque tengono conto, aggiornamenti che tengono conto, ma esclusivamente per quanto riguarda i dispositivi per la sicurezza. Forse anche Toscana, se ricordo bene. Nel senso che o danno dei prezziari, proprio li aggiornano, oppure consentono di diciamo impostare nuovi prezzi sulla base delle fatture che stabiliscono appunto dei costi sopportati dall'imprenditore, a cui si aggiungono il 15% di spese generali. Ovviamente l'utile non può essere previsto nei prezziari della sicurezza, e quindi in questo modo c'è un rimborso a tutti gli effetti dei costi sopportati, della sicurezza sopportati dall'appaltatore. In un caso invece l'Abruzzo si è spinto diversamente, suggerendo di incrementare di una percentuale variabile dal 2,23 al 9,13%, quindi in base degli studi che avranno fatto,
tutti i prezzi, però percentuale da applicare solo sull'incidenza della manodopera, che chiaramente viene esplicitata nel prezziario stesso. Quindi, come dire, in questo caso si parla di un indennizzo, un sovrapprezzo, un indennizzo, che chiaramente in questo caso comporta un incremento dell'importo contrattuale e quindi di conseguenza va da sé l'addendum contrattuale che perfeziona una variante, di variante appunto non ne ho viste assolutamente. Un altro sistema che potrebbe anche essere classificato come risarcimento, cioè io nel cercare una soluzione diciamo analitica mi sono basato sul meccanismo risarcitorio tipico da non andamento del contratto. È chiaro che in questo caso le poste che vengono fuori dal risarcimento, dal non andamento del contratto, presuppongono il colpevole comportamento dell'amministrazione, che non c'è ovviamente in questo caso. Però è chiaro che da qualche parte, altrimenti è solo l'impresa che sopporta tutti gli oneri, non mi sembra assolutamente ingiusto. Da qualche parte un ragguaglio, una misura di congruità analitica va fatta, e secondo me la cosa più corretta è andare a verificare in cantiere la produzione concreta rispetto a quella prevista, perché quella prevista, la curva S contrattuale, è quella che ha comportato quel ribasso nell'offerta e quindi che ha suggellato ha cristallizzato il sinallagma del contratto iniziale. Quindi riferendomi alla curva ad S contrattuale, che ovviamente sappiamo essere l'inviluppo, la produzione cumulativa nel tempo dell'importo contrattuale, quindi cioè sostanzialmente rappresenta l'integrale tra T uguale a 0 e T finale, quindi facendo l'integrale si arriva all'importo contrattuale, mentre la derivata di ogni punto rappresenta la produttività, e questa lo studio che l'impresa fa all'inizio è chiaramente quello che diciamo imposta l'equilibrio contrattuale. Quindi dalla curva S diciamo iniziale discretizzata si possono ovviamente tirar fuori tutte le produzioni mensili previste. Si possono ovviamente confrontare con quelle effettive e poiché convenzionalmente l'importo della produzione nell'elemento iesimo corrisponde col ricavo, ovviamente, ed è per convenzionalmente equilibrato dall'utile e dalla sommatoria dei costi diretti ed indiretti, da questa equazione convenzionale è possibile, come dire, tirar fuori, registrando la differenza di produzione tra quella attesa e quella effettiva, è possibile tirar fuori, e quindi la mancata produzione, è possibile tirar fuori l'incidenza infruttifera della manodopera, dei mezzi e delle spese generali. Quindi in sostanza cioè è un meccanismo che forse è più complicato da spiegare che ad applicarlo. Bisogna ovviamente quindi riferirsi a produzione prevista, produzione effettiva, riferirsi alla curva S discretizzata, perché una curva S di fatto non ha un'equazione, è impossibile, occorre riferirsi mese per mese. Non ha un'equazione perché ovviamente è tipica di ogni cantiere, perché visto che ogni cantiere ha una fase di avvio con un primo flesso della curva S e una fase poi di asintotica, di raggiungimento dell'importo contrattuale dopo il secondo flesso. Quindi non c'è un'equazione che caratterizza in letteratura una curva S, quindi occorre discretizzarla, riferirsi alla produzione iesima, vedere qual è la mancata produzione in quel mese, perché che ci sarà, perché non c'è dubbio che può essere piccolo o grande, ma il modo di lavorare adesso non può essere mai assimilabile a quello che si poteva pensare all'inizio. Da questa mancata produzione il delta per convenzione quindi corrisponde a un mancato utile, un incremento di spese generali infruttifere e un'incidenza maggiore di costi di manodopera e mezzi e di materiali. Non concentrandoci, appunto, tralasciando il discorso dei materiali e concentrandoci esclusivamente sull'incidenza di manodopera e mezzi, a quel punto dalla mancata produzione si può calcolare la manodopera infruttifera,
e l'incidenza del costo dei mezzi appunto in fruttifero. E, per calcolare queste incidenze, ovviamente, perché mentre utile e spese generali sono abbastanza normate, l'utile, il regolamento, l'articolo 32, parla del 10% e poi una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per le spese generali, ovviamente le altre tre sono totalmente, che insieme cumulano il 75%, se immaginiamo che il 10 è l'utile e 15 è le spese generali, valore medio, le altre tre sono ovviamente tipiche del contratto e sono ovviamente, come dire, custodite in una nicchia che sono quelle della libera organizzazione dell'impresa. Però, andando a fare della considerazione più analitica, potremmo pensare di fare una sorta di media ponderata dei prezzi più importanti che ci sono e delle incidenze quindi più importanti che ci sono nel contratto e tirar fuori un valore medio di incidenze in manodopera e mezzi. Rispetto a questi valori medi, calcolare appunto l'incremento, il risarcimento o l'indennizzo, che dir si voglia, da applicare ovviamente mese per mese al SAL iesimo. E quindi sono metodi perché, come dire, che possono dare una misura analitica, un ragguaglio analitico, ma ripeto, fino adesso nessuno si è posto il problema di andare a capire come indennizzare appunto l'impresa che a fronte di una pacifica evidenza, che è quella appunto che sopporterà dei costi non previsti. Due osservazioni. In realtà, a parte appunto il tema è abbastanza, cioè viene affrontato appunto dallo Stato in maniera ancora piuttosto viva, insomma, questo tema. Fino adesso, diciamo, sono due, credo che siano state le cose importanti acquisite fino adesso. Uno è il fatto che comunque molte, cioè sicuramente l'ANAS, ma anche altre stazioni appaltanti hanno autorizzato il pagamento dei SAL per i lavori eseguiti fino alla sospensione, dove il contratto è stato sospeso. E questo riprendendo, questo diciamo a sbalzo, perché in realtà il codice non prevede adesso, a differenza del vecchio regolamento, appunto, il regolamento precedente, il DPR 207, prevedeva l'articolo 141, la possibilità per il direttore lavoro di redigere il SAL, di emettere il SAL dopo 45 giorni dall'inizio della sospensione. Adesso non ci sono questi provvedimenti, non c'è una analoga norma nel nuovo codice. Comunque sia l'ANAS, in deroga appunto alle previsioni contrattuali, un po' a sbalzo, ha suggerito, ha ritenuto di applicare in tutti i propri contratti ha dato questa possibilità appunto di emettere SAL in deroga a tutte le statuizioni contrattuali. E la seconda cosa è l'anticipazione contrattuale, che con l'articolo 207 del decreto legge 34, ancora del 19 maggio, non ancora convertito, ha consentito ha inciso sull'articolo 35 del codice, che appunto disciplina l'anticipazione, consentendo di elevare al 30% l'anticipazione contrattuale, sia per tutti i bandi che devono essere le gare in corso, e comunque fino a giugno 2021, e sia, e qui il comma 2 che è molto discusso, per i cantieri, per i contratti, e quindi per i contratti che sono in corso di esecuzione. Sia nel caso in cui gli appaltatori appunto non abbiano chiesto l'anticipazione, ovvero che abbiano comunque iniziato l'attività e quindi siano proprio nella fase esecutiva. Questa seconda parte ha creato una serie di quesiti, di domande, perché ci si è chiesto se questo dispositivo, sebbene l'esordio del comma 1 si riferisca esclusivamente ai contratti in contesto 50-2016, ci si è chiesto se questa norma potesse essere estesa anche ai contratti precedenti, quindi regolati dal 163. I ragionamenti sono stati diversi, ho visto appunto che molti sono espressi,
L'orientamento è che cioè, si spera che comunque si possano, intanto che la legge di conversione possa chiarire meglio questo concetto, ma in ogni caso in pendenza, da quello che mi risulta, le anticipazioni sono state chieste anche con in vigenza del 163. Non ho avuto risposte ancora, non ci sono state risposte, e quindi vedremo successivamente. Io chiederei a Filippo di fermarsi qui un attimo, perché vorrei far procedere con l'intervento dell'avvocato Scalera. Perfetto. E poi magari vediamo se alla fine riusciamo, abbiamo anche qualche ulteriore riflessione. Vi Grazie. Segnalo, in particolare lo segnalo a Arnaldo perché ne ha parlato, nella chat una domanda interessante relativamente alla possibilità invece di non accettare la pro, cioè come dire, di uscire dal contratto prima perché no, troppo oneroso, e quindi però insomma magari vediamo se sia anche l'avvocato Scalera, insomma, o poi dopo magari Arnaldo proviamo ad accennare al tema. E ora darei la parola all'avvocato Scalera e procediamo. Mi sentite? Sì, adesso sì. Bene, cioè il tema è davvero molto interessante, oltre che attualissimo, perché ovviamente anch'io nell'ambito della mia attività professionale sto rispondendo spesso a quesiti che purtroppo non sempre trovano risposte di tipo univoco. Il tema, appunto, abbiamo detto, è quello dell'equilibrio, che sapete notoriamente non è un tema che viene e che prevede una sua gestione nell'ambito del contratto d'appalto, perché il tema dell'equilibrio è tipico del contratto di concessione, come è noto. Peraltro la domanda che è stata posta riguarda il contratto di concessione, però credo che quindi la difficoltà di questa fattispecie, diciamo, che ci troviamo a fronteggiare, è proprio quella di affrontare una tematica che non è, a cui le stazioni appaltanti non sono pronte nell'ambito della gestione dell'appalto, proprio perché nella gestione dell'appalto non esiste un sistema, uno strumento di riequilibrio. Lo strumento di riequilibrio nasce solo da situazioni patologiche, come giustamente veniva detto negli interventi che mi precedono, perché la normativa, cioè sulle sospensioni, sulle varianti, nasce sempre da una situazione di patologia del rapporto. Qui purtroppo non c'è una situazione di patologia del rapporto, ma c'è appunto un tipico caso di forza maggiore, un caso di studio finora, oggi piuttosto, oggi diventata, diciamo, una difficile attualità. Quindi sono assolutamente d'accordo sulla necessità di utilizzare gli strumenti di tipo civilistico, ai quali sicuramente comunque anche il legislatore, diciamo, in questi interventi sparsi della normativa emergenziale, ha fatto riferimento, o comunque li aveva a mente. Perché l'ordinanza, innanzitutto, l'articolo 91, diciamo, del Cura Italia adesso prevede espressamente che la situazione, diciamo, di ritardo, che qualifica praticamente causa di forza maggiore, la situazione di emergenza imposta dal Covid, con la conseguenza di sottrarre il debitore, cioè l'appaltatore, alla responsabilità da ritardo e anche in termini di risarcimento. Vediamo che comunque si tratta di disposizioni che si ispirano alle previsioni del codice civile, perché l'articolo a cui si fa riferimento in buona sostanza è la disciplina dell'articolo 1256, quello sulla impossibilità sopravvenuta totale o parziale, dove anche appunto in quel caso è previsto che non c'è addebito di responsabilità nel caso ci sia un caso di forza maggiore. Tuttavia, credo che il richiamo dell'articolo 91 sia poca cosa ai nostri fini, perché, diciamo, è una disposizione che evita l'addebito ma non consente il riconoscimento invece di un indennizzo, come invece è nell'aspettativa, diciamo, comune. Quindi forse invece è più interessante sicuramente il rinvio dell'ordinanza 630 della Protezione Civile, dove nell'elenco delle deroghe ammissibili alle disposizioni del codice appalti espressamente prevede che possa essere derogato l'articolo 106, e quindi consente l'ammissibilità di varianti anche se non sono espressamente previste in clausole contrattuali. Questo mi fa pensare che il legislatore, cioè la Protezione Civile in quell'ordinanza, avesse in mente l'articolo 106,1 lettera A, cioè la disposizione sulla revisione prezzi, che come sapete nel nuovo codice rispetto al passato è cambiata, nel senso che
è previsto che è ammissibile senza limiti di valore, quindi questo è un aspetto molto importante perché prima si faceva riferimento al discorso del quinto d'obbligo, ma se noi dovessimo agganciarci per, diciamo, introdurre una variante contrattuale alla previsione contenuta nell'ordinanza 630, a mio parere l'aggancio sarebbe al comma 1 lettera A dell'articolo 106, non alla lettera C, che è pure quella che sarebbe più deputata, perché è lì che si parla di fatti imprevisti e imprevedibili, quindi alla fattispecie della causa di forza maggiore. Però il fatto che che la protezione civile lì abbia consentito di derogare senza previsione di clausole mi riporta al tema della revisione prezzi ammissibile e delle modifiche contrattuali senza limite di valore di cui alla comma 1, comma 1 lettera A dell'articolo 106. Quindi io penso che in qualche modo se c'è un intervento di tipo normativo che tende ad omogeneizzare un po' l'atteggiamento delle stazioni appaltanti dovrebbe andare in questa direzione. Poi in cosa consiste la variante? Io penso che visto che non c'è semplicemente, si è detto che non è sufficiente una rimodulazione del prezzo, non è sufficiente una proroga. Ma va previsto un indennizzo per la maggiore onerosità della prestazione in sé per sé considerata. Allora, anche qui credo che sarebbe utile sempre il richiamo al codice civile. Il collega che mi ha preceduto ha giustamente fatto riferimento alla fattispecie di carattere generale della eccessiva onerosità sopravvenuta, che però trova una declinazione nell'ambito della disciplina specifica del contratto d'appalto nell'articolo 1664 del codice civile. Che anche qui, da un lato, nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, dà la possibilità all'appaltatore di in qualche modo di liberarsi da un'obbligazione che non è più sostenibile, ma si tratta di un rimedio assoluto, che sicuramente non è compatibile, non è nella direzione di quella perseguita né dalle stazioni appaltanti né dagli operatori economici. Soccorre però a nostro favore il secondo comma del 1664, il quale, sebbene faccia riferimento a delle cause di forza maggiore più strettamente sorprese geologiche, però comunque fa riferimento a un fatto naturale. Tutto sommato anche il Covid è un fatto, speriamo, naturale, anche se c'è tutta la teoria dei complottisti, no? Il che potrebbe consentire di aprire una porta sull'equo compenso, perché il secondo comma del 1664 prevede la possibilità di un equo compenso laddove, diciamo, nell'ambito di un contratto di appalto si è verificato una eccessiva onerosità sopravvenuta per fatti di carattere naturale. Quindi si potrebbe passare dal 1664,2 per chiedere un equo compenso, la cui quantificazione potrebbe seguire le indicazioni che sono state poc'anzi illustrate, cioè utilizzando dei metodi di calcolo che in qualche modo siano ragguagliabili a quelli della sottoproduzione, anche se in questo caso non c'è una responsabilità da imputare, ma diciamo con un rapporto effettivamente tra l'incidenza del costo post-Covid e precedente, sicuramente diciamo, in un rapporto potrebbe essere un utile strumento per introdurre la variante. Ovviamente come attivare questi strumenti va valutato caso per caso, proprio perché, come ho sentito, non tutte le amministrazioni, non tutta la gestione dell'esecuzione non è stata uguale in tutti i casi. Abbiamo avuto sospensioni formali, abbiamo avuto sospensioni di patto, abbiamo avuto non sospensioni. E quindi anche qui i rimedi da attivare per diciamo, instaurare la negoziazione possono essere differenti. È senz'altro chiaro che innanzitutto va visto nel caso di una sospensione formale, se la sospensione formale ha coinciso con il periodo del lockdown, dovrebbe essere una sospensione legittima, quindi teoricamente non dovrebbe dare diritto a chiedere un ristoro per gli oneri sostenuti relativamente al periodo di sospensione stessa. In quel caso, ovviamente, alla ripresa andrà iscritta una riserva per la quantificazione dei maggiori oneri relativi alla ripresa, quindi quelli che si ipotizza debbano essere sostenuti per adeguare il cantiere o la prestazione dei servizi alla nuova esigenza, alla normativa, diciamo, di salvaguardia sanitaria,
tutta la loro, finché non sarà appunto fatto un vaccino che consentirà di, in qualche modo, di alleggerire la situazione. Quindi ovviamente in quel caso è una riserva pro futuro. Una riserva pro futuro che però va quantificata, perché diciamo che ora è onere la quantificazione. Quindi è importante che gli strumenti, cioè che ci sia in qualche modo una codificazione di un calcolo per la valutazione. Quindi ho trovato utile il documento, Marco, che mi hai sottoposto, non so se è, diciamo, a disposizione di tutti, perché effettivamente può Quello di, il documento è quello del consorzio Integra, scritto insieme al consorzio Integra, che ci ha, insomma, come dire, in così. qualche Esatto. modo Quindi credo che aiutato sia nelle discussioni con la. un buon metodo per riscrivere per una quantificazione di una riserva pro futuro. Quale può essere strumento? Cioè si scrive la riserva dicendo si riprendono i lavori, ma le modalità sono differenti, quindi si chiede innanzitutto l'adozione di una variante sensi l'articolo 106, visto che le ordinanze emergenziali lo prevedono espressamente senza che ci sia necessariamente una clausola nel contratto. E il criterio di quantificazione può fare riferimento al 1664,2. Ovviamente sto parlando di proposte, le mie sono frutto di ragionamenti, insomma, così un po' a caldo sulla base di quello che sento. E il metodo di quantificazione potrebbe essere quello appena suggerito, diciamo che un po' ricorda quello della sottoproduzione, ma se ne discosta perché, diciamo, va in qualche modo depurato dell'elemento della colpa. Dell'imputabilità ad una delle parti. Nel caso in cui invece la sospensione sia stata più lunga del periodo di lockdown, allora lì c'è un'altra ipotesi ancora, c'è un'ipotesi di una sospensione che nasce legittima e teoricamente finisce illegittima, perché di fatto l'attività potevano riprendere dopo la fase strettamente di lockdown. Allora lì il discorso deve essere differenziato perché teoricamente andrebbe scritta una riserva che quantifichi i maggiori oneri per il periodo pregresso relativo alla fase di sospensione illegittima ed una riserva che invece quantifichi e chiede la variante per il futuro e quindi quantifichi anche in quel caso, come nel caso precedente, i maggiori oneri relativi al dopo e quindi all'attività, a quello che andrà allestito per una migliore, diciamo, per l'esecuzione nel rispetto della normativa emergenziale. Poi c'è il caso in cui invece non c'è stata affatto una sospensione, come si diceva, allora lì senz'altro non ci sarà neanche un verbale di ripresa su cui scrivere una riserva, quindi io direi che in quel caso occorre che l'appaltatore comunque rappresenti la necessità di un adeguamento contrattuale ed eventualmente quantifichi gli oneri di sottoproduzione in contabilità, anche relativi al periodo appunto che è decorso e nel quale senz'altro l'indice di produttività è stato molto molto inferiore rispetto a quello che era atteso. Quindi, diciamo, il titolo di questo incontro che parla di rapporti è assolutamente giusto perché si tratta di gestire rapporti che sono di volta in volta differenti a seconda delle caratteristiche specifiche dell'appalto e della dinamica che si è venuta a verificare di volta in volta, perché basta, appunto, abbiamo fatto soltanto tre ipotesi, ma ce ne potrebbero essere molte altre. Detto questo, credo che poi esista, qui stiamo parlando dei casi in cui comunque più classici, nei quali c'è un contratto esistente. Però, come anticipavi tu proprio Marco, nel mio caso, per esempio, mi è stato sottoposto l'ipotesi di un'impresa che ha partecipato ad una gara d'appalto con un prezzo che era remunerativo ante Covid, ma che è risultato non essere più remunerativo post-Covid. Allora, noi sappiamo che in questi casi l'appaltatore non ha possibilità di svincolarsi se non dopo il decorso del termine di vincolatività dell'offerta dei 180 giorni, pena incameramento della cauzione e segnalazione ad ANAC. In questo caso, come bisogna comportarsi? Visto che non c'è ancora un vincolo contrattuale, qui siamo tra l'altro in una fase completamente diversa anche semplicemente per il tema della giurisdizione, cioè laddove dovesse nascere un contenzioso, addirittura abbiamo il giudice amministrativo perché non siamo ancora in fase di esecuzione. Ma diciamo, ovviamente anche in questo caso è bene che
l'appaltatore rappresenti alle amministrazioni la necessità, diciamo, di una rivalutazione delle, cioè, l'ipotesi è la stessa, cioè quella dell'eccessiva onerosità, però è ancora più rischioso perché mentre nell'ambito della gestione del contratto, seppur adattati, esistono degli strumenti, in questo caso non esiste nulla, cioè tutto rimesso al buon senso e alla discrezionalità dell'amministrazione nel valutare se andare più o meno incontro all'impresa, cioè nel senso che certamente lo può invitare a sottoscrivere il contratto con la garanzia che verranno poi in corso di esecuzione adottate delle varianti, ma diciamo ci vuole un importante rapporto fiduciario in una fase in cui probabilmente questo rapporto ancora non è maturo, quindi è ancora più complesso nella gestione, diciamo, del rapporto negoziale che nella fase di esecuzione. E quindi ritengo che sarebbe importante che ci fosse un intervento di tipo normativo che in qualche modo certifichi la possibilità, anzi la necessità di una negoziazione, proprio perché mentre nell'ambito della dinamica del rapporto esiste anche tutto sommato lo strumento della diffida dell'appaltatore alla risoluzione contrattuale nel caso estremo, invece nella fase antecedente il contratto non c'è neanche quella, quindi di fatto c'è un forte squilibrio nella posizione delle due parti che necessiterebbe ancora di più di essere riequilibrato per effetto di un provvedimento normativo che in qualche modo metta in sicurezza soprattutto l'operatore economico. Diciamo che le mie riflessioni in buona sostanza sono queste, non so se... No, grazie Dover veramente, perché comunque anche insomma io ho seguito un po' di, ma non so, anche i colleghi, ma insomma sicuramente anche qualche elemento in più della discussione già fatta ce l'hai fornito, per cui questo già è un valore aggiunto assolutamente, così insomma, come dire, utile al nostro incontro. Io vi chiederei due cose, chiederei a Dover prima e poi magari a Arnaldo, se non altro per la materia, Dover, Arnaldo, per la questione della proroga e concessioni e liberarsi dal contratto, mentre invece poi a Filippo c'è un'altra domanda, non so se avete visto, rispetto alla formalizzazione della sospensione. Invece a Filippo chiederei questo qui, quindi prego prima Dover, prima le signore, Dover, poi Arnaldo, magari se convenite su entrambi, e poi Filippo per l'altra domanda, e poi magari vi chiederei una riflessione conclusiva rispetto alle cose che ognuno di voi ha detto. Prego, Dover. Allora, rispetto alla domanda che io sto leggendo, dunque innanzitutto qui ci troviamo di fronte ad un contratto di concessione, quindi nell'ambito del contratto di concessione l'elemento del rischio invece è proprio quello, diciamo, in qualche modo più caratterizzante. E nello stesso tempo, in una situazione del genere, mi sento di dire meno tutelante, proprio perché nella concessione c'è il trasferimento del rischio, che non c'è nell'appalto. Quindi tutto sommato la possibilità di svincolare, cioè, esiste la previsione di un meccanismo di adeguamento del contratto in corso di esecuzione, ma qui mi sembra che ci si trovi invece nella difficoltà di dover prorogare quando non c'è più convenienza economica. Ovviamente andrebbe valutato cosa è previsto espressamente nel contratto che è stato sottoscritto e se questo impegno ci si può anche liberare, però anche qui tornerei agli strumenti civilistici, cioè a fronte di una analisi dei prezzi che comunque attesti che l'adeguamento che l'amministrazione per la fase, diciamo, di proroga del contratto non è adeguato a coprire i costi, diciamo, si può rinvocare anche in questo caso il riequilibrio sulla scorta, diciamo, di una norma di carattere generale prevista per le concessioni. Il tema è un altro qui, che spesso nelle concessioni c'è, cioè, come previsto prima, il discorso dell'interruzione pubblico servizio, cioè ora non è tanto qui, forse l'ambito museale potrebbe essere meno sensibile come tema, però il problema delle concessioni è un profilo a cui tenere, che va tenuto molto a mente, è proprio quello che il servizio non può essere interrotto e quindi in ogni caso, cioè, è probabile che la frizione tra l'amministrazione sia più forte, perché
ci si trova un po' di fronte ad, ad una spada di Damocle, che è quella appunto dell'imputazione di un'interruzione in pubblico servizio. Quindi, tutto sommato, il concessionario, pur avendo formalmente uno strumento più garantista proprio nel corso dell'esecuzione, in un caso del genere si troverebbe forse più esposto nel caso in cui non trovasse un'amministrazione disponibile. È chiaro che può sempre invocare i profili, diciamo, la normativa civilistica alla quale si faceva riferimento in precedenza, cioè dell'eccessiva onerosità per svincolarsi dal rapporto, previa però garanzia di non vedersi un'imputazione per interruzione di pubblico servizio. Questo io penso, non so se il collega è d'accordo con me. Sì, sono d'accordissimo con quello che ha detto Dover, mi fa piacere di conoscerci in questa occasione, quindi non ripeto, vi porto in aggiunta un caso di scuola vissuto personalmente. Qui si trattava di bar all'interno del Policlinico di Bologna, posso anche citare nello specifico perché è storia, non è più coperta da riservatezza. Da valutare molto bene la parte del capitolato del contratto che sottopone l'appaltatore alla soggezione di proroghe tecniche o sedicenti proroghe tecniche. In questo caso la proroga era aperta, quindi presa alla lettera tendenzialmente infinita. Quindi ritorniamo sempre nel problema di logica hegeliana che riportavo all'inizio, per cui una proroga tecnica va bene nelle more dell'indizione della nuova gara. Poi che cosa successe? Noi detenevamo il contratto per la gestione di questi bar con condizioni che poi si sono fatte in corso di contratto, in una concessione lunghissima, e si sono fatte estremamente gravose, tant'è che insomma, non è un mistero, insomma, erano in perdita, andò in perdita quella gestione. La nuova gara sarebbe stata aggiudicata a condizioni nettamente peggiori per il concessionario. Già la base d'asta era molto più sfavorevole. Quindi c'era tutto un interesse maliziosamente a fare andare a deserte le gare, proponendo delle basi d'asta assolutamente non plausibili, quindi non partecipava nessuno. Quindi reindetta la gara una, due, tre, quattro volte, a spese nostre fondamentalmente, perché è proprio esattamente sulla base del concetto che abbiamo appena condiviso, cioè c'è di mezzo l'interruzione di pubblico servizio che viene agitata come un'arma impropria, in aggiunta alla segnalazione ANAC. A quei tempi ancora non c'era l'ANAC, però oggi dobbiamo chiaramente tenerne conto, quindi può essere ancora visto come un grave inadempimento che può comportare risoluzione in danno e segnalazione all'ANAC, cioè se io asseritamente porto motivazioni che giustificano, a mio dire, l'interruzione del rapporto concessorio, quindi dalla parte del servizio, posso essere oggetto di una, uso una parola forte, ritorsione in questo senso, quindi segnalazione in procura e all'ANAC. Di fatto è un po' una trappola sostanzialmente, quindi o il contratto e il capitolato prevedono una cosiddetta deadline, quindi termine conclusivo per cui la proroga tecnica deve arrestarsi comunque entro un certo termine, oppure entriamo in una dinamica difficile dove il consiglio che posso dare sulla scorta anche di questa esperienza è di alzare un po' il livello di tensione gradualmente, chiaramente non arrivando alle minacce esplicite, ma facendo trapelare che può esistere un'azione risarcitoria perché l'azione amministrativa non è più svolta in maniera corretta. Provo a spiegarmi meglio. Una volta può capitare di sbagliare e sottostimare la base d'asta. Se questo avviene ripetutamente per un numero elevato di volte, coprendo archi temporali molto ampi, cominciamo ad entrare in un altro scenario, quindi allo scenario di comportamento malizioso, volto a sfruttare una sostanziale rendita di posizione di un concessionario che sta pagando un canone che, per vari motivi di evoluzione storica, è diventato inverosimile. Quindi nessun altro potrebbe mai, offrire delle condizioni simili. A quel punto, io comincio a far intravedere che o si sbrigano oppure potrei anche instaurare in contenzioso.
Chiaramente sono un po' extreme ratio, va anche qui giocato l'argomento su un tavolo il più possibile negoziale, ma per quello che ho detto all'inizio dell'intervento, cioè dobbiamo sempre preoccuparci noi avvocati degli scenari peggiori, non si esclude che si possa anche arrivare a questo. In concorrenza e in costanza però di rapporto contrattuale, perché il rischio di denuncia per interruzione del pubblico servizio, a mio avviso, è troppo elevato per autorizzare un'azione di forza di interruzione immediata. A mio avviso il rischio è totalmente eccessivo. Non so Dover cosa ne pensa di questo. Sono d'accordo, comunque andrebbe fatta una diffida, una messa in mora, senza certo. 56 per dare un termine per potersi per adeguare, non è possibile una risoluzione ipso iure del rapporto, assolutamente no, il rischio sarebbe concreto poi a quel punto. Esatto. Prego Filippo, sulla sospensione. Allora direi che chiaramente primarie esigenze di collaborazione, di cooperazione da parte dell'amministrazione esigono appunto di una tempestiva formalizzazione della sospensione, non appena si presenti la necessità. Quindi in questo caso i provvedimenti restrittivi erano ben chiari, era impossibile lavorare, per cui il documento va redatto con assoluta tempestività, altrimenti ne viene fuori appunto un danno per l'impresa, il contratto perde il suo equilibrio e quindi viene un danno per l'impresa. E ricollegandomi alla casistica che ben ha presentato Dover sulle fattispecie che sono sulle sospensioni concesse non date, è chiaro che l'ipotesi peggiore in assoluto, ma è un autogol a tutti gli effetti per l'amministrazione, è quella della non sospensione, perché lì in quel caso quelle poste che vengono calcolate, che ho suggerito di utilizzare per il calcolo come ragguaglio per il calcolo dell'indennizzo, in realtà lì diventano veramente risarcitori, perché l'atteggiamento dell'amministrazione è colpevole e quindi in quel caso c'è tutto il diritto da parte dell'impresa di avere il pieno risarcimento del mancato ammortamento dell'apparato organizzativo e produttivo del cantiere. Quindi laddove non c'è una formale sospensione, ad esaltare appunto questa mancata collaborazione dell'amministrazione, lì l'impresa ha tutto il diritto di vedersi risarcito integralmente. Quindi controlla un attimo l'ulteriore interlocuzione che ti propone il collega, scusami Filippo. Può essere fatto oggi con effetto ante? Direi assolutamente no, perché in realtà, anzi no, non si dovrebbe neanche scrivere una cosa del genere, per cui non ha senso proprio, non si può. La tempestività e il monitoraggio del comportamento dell'amministrazione deve essere adeguato, congruo al divenire del contratto. Quindi tempestività assoluta nel redigere preparare sospensione, che poi, secondo il vecchio regolamento 207, dovesse essere mandato entro 5 giorni al RUP. E adesso, credo, col DM 49-2018, in uno al codice, credo che questa incombenza comunque esista ancora. In ogni caso, banali concetti di diligenza e di buon andamento del contratto esigono appunto massima tempestività e chiaramente in quel caso se... Controlla ancora sulla chat, perché la cosa si fa interessante. Un verbale fatto a maggio con effetto da marzo ovviamente non va bene, perché nel frattempo, banalmente, da marzo a maggio il cantiere in che condizione si trovava? Cioè aveva il suo apparato organizzativo? Cioè lo scopo della sospensione, oltre a registrare ovviamente un fatto sopravvenuto che esige chiaramente una soluzione di continuità, perché è subentrata una cuspide nel contratto, e ha anche un altro scopo, quello di limitare, diciamo, rendere stabile il contratto, limitare i danni per l'impresa che in forza di una sospensione appunto può ripiegare il cantiere, chiaramente. In quel caso addirittura c'era una serie di provvedimenti restrittivi, ma normalmente la ratio della tempestività della redazione verbale di sospensione è quella di consentire, come dire, è un atto di diligenza dell'amministrazione, così che l'impresa possa ovviamente ripiegare il suo apparato organizzativo. Quindi una sospensione disposta a maggio retroattivamente è una colpevole. Leggi un po' le conseguenze. Lui chiede un'altra cosa. Quindi nella mancanza può esigere il pagamento di servizi non eseguiti? No, lì si parla di risarcimento, quello che si può chiedere è risarcimento del danno. Quindi a seconda del tipo di contratto, mi riferisco all'apparato organizzativo e produttivo che stava lì in cantiere, se c'era, per quello che
Cioè, è chiaro che i provvedimenti restrittivi della Covid hanno impedito movimenti, di fatto il cantiere si è svuotato da solo, però in mancanza di un provvedimento di sospensione è possibile che l'impresa abbia comunque sostenuto dei costi nel cantiere stesso. E poi soprattutto anche la questione dei tempi, cioè il tempo, cioè la durata della sospensione che poi si aggiunge al contratto deve essere chiaro da subito, anche per questa... Cioè adesso l'impresa si vede riconosciuta a maggio una decorrenza della sospensione da marzo, quindi un maggior termine utile di conseguenza, ma ripeto, ha poco a che fare con la diligenza dell'amministrazione, un altro del genere. Allora, io non so se volete aggiungere qualche riflessione conclusiva oppure... Io solo integrare, diciamo, mi sono ricordato che a proposito del pagamento dei SAL che l'ANAS ha portato avanti, volevo solo ricordare che anche l'ANAC con un atto di segnalazione, il numero 5 del 29 aprile, ha suggerito, ha dato indicazione al governo perché fosse adottato un provvedimento. In realtà quelle sono tra le poche misure che sembrano anche entrare nei decreti, poi purtroppo non sono entrati, quindi rimangono alla buona volontà delle parti, però sembra che insomma nei prossimi decreti, ma è inutile, oggi siamo più per discutere di quali sono le... È chiaro che i medi in questo momento, è chiaro che il suggerimento che Dover Scalera ha dato sulla necessità di un intervento che certifichi la necessità di rinegoziazione, sembra la strada che noi dall'inizio abbiamo perseguito, quindi in coerenza con i ragionamenti fatti, e probabilmente anche individuare, perché anche lei mi sembra l'abbia detto, individuare una metodologia di calcolo della sottoproduzione potrebbe essere interessante, e questo magari se fosse fatto anche questo in termini, come dire, normativi, poi in che modo questo... Noi abbiamo fatto anche queste di proposte, abbiamo offerto il documento che avevamo scritto ai colleghi. Se non avete null'altro da aggiungere, vorrei concludere ringraziandovi, soprattutto per, come dire, la cura, la profondità degli interventi, e devo dire in alcuni casi anche, devo dire, l'eccellenza delle citazioni, insomma, sia matematiche, filosofiche o giuridiche che avete fatto, per cui vi ringrazio due volte e vi chiedo se, ovviamente, siccome abbiamo registrato tutto, poi ora vedrò se è possibile magari produrre gli atti, perché secondo me c'erano, mi sembra, degli interessanti spunti da offrire ai partecipanti, magari attraverso anche, se è possibile, un recupero degli atti scritti piuttosto che la messa a disposizione di cui vi chiedo insomma autorizzazione sui nostri siti per riflessioni ulteriori. E vi saluto e grazie ancora per la disponibilità. A presto. Grazie. Prego Dover. Grazie a voi. Saluto a tutti. Prego Dover. Non dimenticata di dire nei vari passaggi che il richiamo che io facevo all'articolo 1664 per l'equo indennizzo, quindi come meccanismo per arrivare alla quantificazione del danno, quindi a un risarcimento più che semplicemente a un aggiornamento dei prezzi, è, secondo me, deriva da una lettura comparata con il codice, con il vecchio codice, perché nel 163, l'articolo 133, espressamente escludeva l'applicazione del 1664, cosa che invece adesso non è previsto. Quindi nel momento in cui il legislatore ha voluto escludere l'applicazione dei rimedi civilistici, come nel 1664, lo ha fatto espressamente, come nel 163. Quindi qui vuol dire che invece noi possiamo avvalerci del 1664 e quindi, diciamo, avere questo piccolo cavallino di Troia del secondo comma per introdurre la quantificazione, diciamo, del un equo compenso. E invece, scusate, ormai io avevo salutato, ma come le ciliegie, no? Dover si tira dentro un'altra riflessione, quando abbiamo dato risposta, cioè l'applicabilità, anche se non siamo in temi strettamente, diciamo, di trattati, ma dell'anticipazione anche ai contratti ex 163, ecco, quello cosa ne pensi, Dover? Io penso che sia assolutamente nell'ottica della rinegoziazione, cioè nel momento in cui innanzitutto hanno visto i capitoli di spesa, perché poi il problema, cioè, sì, certo. È previsto nella 207 che però comportano spese. Quindi la cosa, diciamo, poi che guiderà tutto l'atteggiamento, credo che sia la disponibilità delle risorse sui capitoli di spesa, diciamo, dei vari degli interventi.
però credo che assolutamente il fatto che il vecchio codice non prevedesse quello attuale, no, va interpretato, diciamo, in una logica quasi, quasi come fosse una norma di tipo procedimentale e quindi a mio parere assolutamente applicabile nell'ottica della negoziazione, ovviamente se ci sono le risorse, assolutamente sì. Grazie allora davvero a tutti, è stato un piacere e speriamo di fare prossimamente qualcosa tutti insieme dal vivo e vederci nuovamente.